Occorre che a Genova si dia una risposta, al Terzo Valico, a un'opera infrastrutturale, si dia una risposta. Calcando tutti i no si possono ottenere voti. Realizzare infrastrutture per migliorare la qualità della vita del Paese significa governare questo Paese. Quindi finitela di andare avanti e dietro con la Procura della Repubblica, ma date risposte al Paese che vi aspetta per governare. Grazie. Prego, Ministro. Che l'avete iniziata nel 1992, non siete ancora stati in grado di terminarle. Il Terzo Valico dei Giovi, 26 anni per concludere un'opera, e chiedere a un governo insediato a 4 mesi di concluderla mi pare equiparabile ad una barzelletta. Se quando è stata concepita l'opera fossimo stati al governo, l'unico rammarico che ho è che il Movimento 5 Stelle non fosse stato al governo prima che faceste questi disastri, non sarebbe... Se chiamate il ministro per sentire una risposta, ascoltatela. Non sarebbe... Senatrice. Grazie Presidente. Se il Movimento 5 Stelle fosse stato al governo non sarebbe mai stata portata avanti in questo modo. La valutazione che il Ministero sta svolgendo non ha l'obiettivo di fermare l'opera, ma quello di giudicarne la convenienza complessiva per i cittadini. Capisco le posizioni del Movimento. Lei guarda sempre indietro, ma vede, adesso lei è Ministro della Repubblica, ha una responsabilità che va oltre la propaganda. E quando la smetta... La smetta di nascondersi dietro le ambiguità, perché è inutile che lei mi rilegga che il CIPE ha approvato il quinto lotto, i finanziamenti, lo sappiamo, ma il messaggio politico che lei ha dato, l'opera va messa sotto controllo, vedremo, di fatto sta impedendo di avere finanziamenti certi e stiamo parlando di 2.400 persone che non sanno se potranno continuare a lavorare. Mi permetto di consigliarle di approfondire. Se lei avesse approfondito saprebbe che la Gronda non è un pezzo di tetto dove va l'acqua piovana, è un'opera fondamentale che la città aspetta da 20 anni. Salutiamo docenti e studenti del Collegio Sacra Famiglia di Torino che stanno assistendo ai nostri lavori. Sì, la ringrazio Presidente. Essere criticato da esponenti del Partito Democratico, di Forza Italia, che con i loro governi hanno rubato il futuro a quei ragazzi che sono su questi spalti, rovinando questo Paese, mi riempie di grande orgoglio. Ministro, risponda alla domanda. Senatore Faraone, senatrice Malpezzi e senatore Faraone richiamati. Presidente, capisco perfettamente il nervosismo di chi... Fate concludere il ministro. Grazie Presidente. Torni al suo posto. Senatore Toninelli, risponda al quesito che le è stato sottoposto dal senatore. Presidente, la ringrazio molto, peccato che non ha posto alcun quesito, però ripeto, rispondo con molta serenità, comprendendo lo stato di nervosismo, se non di panico, di chi ha gestito questo Paese negli ultimi 5 anni in maniera a dir poco disastrosa. Hanno, questi signori, mi rivolgo a quei ragazzi, questi signori hanno regalato la cosa pubblica a dei prenditori di Stato. Le loro critiche devono essere sintomo d'orgoglio. Grazie. Senatrice Malpezzi, vuole sedersi? Lei non ha l'esclusività del dibattito qua dentro. Si sedia, l'ho richiamato una volta, non mi costringa a farlo un'altra. Siccome il sottoscritto pensa a Genova e genovesi e non pensa invece a difendere un passato indifendibile, andiamo alla risposta, Presidente. La tragedia, certo, se penso come lei, guardi, faccio fatica a trovare soluzioni. La tragedia che ha colpito la comunità nazionale il 14 di agosto
poteva e doveva essere evitata. 43 persone hanno perso la vita. Siamo di fronte ad una sfida difficile, ma andiamo avanti con determinazione affinché una comunità colpita al cuore possa al più presto tornare alla normalità e trarre anzi da questa tragedia. Senatrice, ci va. Cambia postazione però l'atteggiamento, no, come il collega Faraone. Da questa materia l'occasione di un complessivo rilancio. A chi ride vorrei ricordare che stiamo parlando di Genova e delle 43 vittime. Alla faccia del rispetto delle famiglie delle vittime. Venendo. Senatrice Malpezzi, basta!